Ragazzi, grazie per essere qui. Andreste premiati perché avete deciso di essere qui invece che fare il ponte, fare la festa. Vi ringrazio per questa fedeltà, anche se so che prevalentemente è dovuta per l'interesse che avete per Igor Sibaldi. Comunque, grazie di essere qui ad Armonia Mundi per questa serata, questo inizio di nuovo seminario, la gestione dei sentimenti di Igor Sibaldi. Seminario nuovo, Igor lo conoscete tutti, viene da noi da tanti anni e ogni volta propone cose nuove, però devo darvi anche una bellissima notizia, che a ottobre tornerà, ed esattamente il 7 e l'8 ottobre, per proporre uno dei suoi cavalli di battaglia più amati, Maestri Invisibili. Quindi io sono sempre contentissima di riproporlo ogni 2 o 3 anni perché è uno dei seminari, secondo me, più belli che lui ha fatto e che apre degli orizzonti incredibili, cioè fa fare dei viaggi meravigliosi attraverso i maestri che poi, se vengono utilizzati, veramente vi danno degli strumenti, delle risposte molto forti. È molto bello lavorare con è anche avventuroso lavorare con i maestri. Quindi chi non lo avesse fatto glielo consiglio vivamente, perché si fanno scoperte straordinarie con i maestri, su se stessi e sulla vita in generale. Quindi, come sempre, comunque, anche ad ottobre, la prima serata, la prima parte della serata, il venerdì sera, come oggi, viene aperta a conferenza anche a chi non può o non vuole partecipare a tutto il seminario. Però venitelo a sentire, perché è un piccolo assaggio di maestri che è comunque accattivante. E prima dei maestri, ve lo dico perché questo è il premio che vi do perché siete qua, per chi volesse fare le consultazioni, io pubblicherò le consultazioni circa un mese prima, considerando che è il 7 e l'8 ottobre, appena riapriamo dalle ferie, no? Perché noi siamo chiusi tutto agosto, quindi i primi di settembre, tempestatemi di telefonate. Quando pubblichi, che dovete riuscire a prenotarvi ancora prima che io invio l'informazione alla mailing list, perché nell'arco di 24 ore le consultazioni vengono prenotate tutte. Quindi vi do questa chicca: cominciate a chiamarmi, io vi dico a un certo punto, perché non ne potrò più delle vostre telefonate, vi dico vabbè domani mattina, e voi state lì davanti al computer il giorno dopo, refresh, fino a che le vedete comparire, iscrivetevi immediatamente, leggete le istruzioni per l'iscrizione, ve lo dico, però rispolveratevi la memoria e andate a leggere, fate questo piccolo sforzo. Avete una settimana, 10 giorni di tempo per fare il bonifico e pagare la consultazione. Dopodiché, se non avete fatto il bonifico, venite il computer, il sistema vi annulla la prenotazione e subentrano altre persone. Per cui siate bravi, ligi. Vorrei invitare Igor sul palco. È andato via. Vieni Igor, anche a Igor vorrei fare il mio ringraziamento, perché ci fa sempre tanto sospirare, però poi viene e ci regala dei momenti meravigliosi. Però vorrei metterti questo. No? Preferisci questo? Se poi non si sente, ditemelo che glielo mettiamo con le pinze, le tenaglie, glielo mettiamo questo qui. Ecco, buona serata a tutti. Allora, avverto che oggi è complicatissimo la conferenza. Se a un certo punto vi stufate, fate dei segni, come dire. Oppure anche questo va. E soprattutto alzate la mano quando non si capisce, perché se perdete un passaggio poi non si capisce tutto il resto. Dunque, la conferenza e poi il corso di domani si intitola
la gestione di emozioni e sentimenti. Interessante, uno di solito pensa di essere gestito dai sentimenti e dalle emozioni. E infatti nella maggior parte dei casi è vero. Nella maggior parte dei casi, di solito, una persona recita la propria parte nel mondo senza sapere di recitare. Non sa esattamente dov'è il palcoscenico, sa esattamente dov'è il pubblico, che sono tutti gli altri. Però dove sia il palcoscenico, dove siano le luci del palcoscenico, non lo sa. Come sia la sceneggiatura, come sia il copione, non lo sa, non l'ha letto. Recita soggetto. E soprattutto non è sicuro se è l'attore principale, l'attore secondario, oppure una comparsa qualsiasi. Oppure una comparsa qualsiasi. E non ha regista. In realtà il regista c'è, ma lui non lo vede. Gestione delle emozioni e dei sentimenti vuol dire praticamente fare un cambiamento su se stessi che ti porta a essere all'inizio un buon attore, poi un discreto regista, prima tecnico luci, poi regista e poi, se tutto va bene, anche autore. Il palcoscenico, se ne parla oggi di come è fatto il palcoscenico, si parla un po' di com'è la trama della vita che uno recita. Fin qui tutto chiaro, sì? Della trama che... E si impara anche chi è l'attore e chi è il personaggio. Una divisione che di solito da noi nella vita quotidiana non c'è. Uno pensa, sai, il teatro esiste da tantissimo tempo, no? In India molto prima che in Grecia. E il teatro è una bellissima scuola di esistenza, perché a teatro, da tempo immemorabile, si sa che l'attore e il personaggio sono due persone diverse. Cioè voi andate a teatro a vedere l'Otello, per esempio. Lui la strozza, no? A un certo punto, non vi ho spoilerato il finale, no? Comunque, lui la strozza. Però poi, se vai a vedere l'uscita degli attori, loro escono insieme, no? E sono di buon umore. Lei non è morta per niente e lui non è neanche nero. Iago fuori è simpaticissimo, dentro è uno stronzo infinito, no? E uno capisce che c'è questa differenza tra attore e personaggio a teatro. Ti viene messo davanti questo da tempo immemorabile, cioè ai tempi di Socrate era già roba antica, per dire. Generalmente una persona non vede questa differenza, però quando impara a vederla fa quel sorrisino da 007 che non è mica male. C'è un mantra bello dello shivaismo, shivaita. Vedete che Shiva, questa specie di Dioniso indiano, no? Bellissimo, che spiega queste cose già qualche un bel mille anni avanti Cristo, no? Un mantra di tre versi. Voi sapete cosa vuol dire Atman? Atman. Atman è una cosa che Jung e alcuni altri hanno tradotto sé. Però se è un pronome riflessivo e Atman no. Atman vuol dire soffio, spirito, no? Ecco, questo mantra dice: l'Atman è il danzatore. Poi dice: l'Atman limitato è il palcoscenico. I sensi sono gli spettatori. Non è male, eh? Allora, Atman e Atman limitato sono due cose che in Occidente non ci sono. Ci sono state ogni tanto un pochino, però non sono ancora formalizzate.
Uno che parla dell'Atman e dell'Atman limitato è il Vangelo di Giovanni, soprattutto. Nel Vangelo di Giovanni voi vedete che a un certo punto Gesù, il protagonista, che sapete anche lì come finisce, perché è inutile che... il Vangelo di Giovanni dice che Gesù spesso fa pubblicità a questo suo io. Per esempio dice: io sono la via, la verità e la vita. Attraverso di me si arriva al Padre, no? Io e il Padre siamo una cosa sola, dice frasi di questo tipo. Allora, io sono la via, la verità e la vita sembra propaganda elettorale. E se tu conosci una persona che va in giro a dire che lui e il Padre, in senso di Dio, sono una cosa sola, e che lui è la via, la verità e la vita, un po' ti è antipatico. Perché senti questo, chi si crede di essere? Vabbè, sarà anche parente, no? Però io. Dicendo io, quel tizio lì, che chissà se è esistito, comunque quello lì, non intendeva io il figlio del falegname di Nazareth, eh? Assolutamente no. Parlando di io, a quel tempo, che era, sai, Gesù abitava in un posto in cui c'era vicino il porto di Aqaba. Il porto di Aqaba da secoli e secoli era in contatto con l'India. Cioè da lì arrivava tanta roba indiana. Poi c'era Dioniso, che era un dio metà greco, metà indiano. Lui parlava a un pubblico che le capiva queste cose qua, poi si è capito di meno. Il più delle volte nei Vangeli, direi praticamente sempre, quando Gesù dice io, non parla di sé, però parla di sé. Non parla dell'io visibile, parla di un io più grande. E dicendo io sono la via, la verità e la vita, non sta dicendo io Gesù ben Giuseppe, figlio di falegname, scioperato, beone, sapete, non si prende come il beone il mangiatore, probabilmente era corpulento Gesù, no? Il beone il mangiatore, non è che io sono quello che tu vedi di me, quello che tu pensi di me è la via, la verità e la vita. Ognuno di noi dentro ha un altro più grande, che purtroppo in Occidente non c'è il termine per indicarlo. In India questo termine c'è da sempre, da quando esiste l'indiano praticamente, da quando hai Veda. Allora, anzi, prima di Veda. Allora, Atman è questo. Atman è quello che dentro di te tu hai, ma non è dentro. Ecco, qua già ci perdiamo, non è dentro. È da qualche parte. È il tuo vero superio. Ma non va bene neanche superiore, perché superiore è un'altra cosa. È uno, no? Che tu sei, però che non esiste. Esistere vuol dire che si vede. Esistere, una parola latina, existere, vuol dire stare lì in vista. Existere. Essere non è esistere. Dentro di te ci sono dei talenti che non esistono, vero o no? Cioè tu dentro hai delle cose che non esistono ancora, però ce le hai. Quelle sono. E quello che esiste di te è una serie di relazioni sociali, di una tua storia passata e così via, che insomma quello esiste ma non è tutto di te. Quell'io esistente è l'Atman limitato. Quell'altro io che è l'Atman da immaginarsi in nessun modo. Perché, come poi scoprirete domani, è fuori dal tempo e fuori dallo spazio, e ognuno ce l'ha dentro questo qua, però non va bene dentro, va bene dentro, ognuno ce l'ha, non va neanche bene ce l'ha, perché sembra che sia tuo, invece magari è lui che cioè sei tu che sei suo. Ma questo qui c'entra con Dio, ma guarda, secondo il Vangelo e secondo lo shivaismo sì. Questo qui è, diciamo, un percorso, è una strada che incomincia dentro di te, che nei suoi sviluppi, ma qui sono tutti simboli, metafore, nei suoi sviluppi arriva chissà dove, arriva anche fino a quella cosa che gli altri, quelli che non sanno queste cose nel mondo, chiamano Dio. Atman è quel qualcosa che tu sei che non si è ancora visto, capisci? È il tuo futuro? Se vuoi sì. Un altro direbbe anche tutto il tuo straordinario passato, millenario.
è anche il tuo presente in tutte le direzioni, no? Sicuramente tu dentro di te lo sai che sei diverso da come sei qua, no? Tutti voi lo sapete. Una mia amica aveva scritto un libro una volta, il suo primo libro, era, il titolo era bellissimo, La mia storia non è tutta qui. Bello come titolo. E c'è un filosofo tedesco che si chiama Ernst Bloch, scritto così, sembra un nome brutto, però non è bloccato per niente, Ernst Bloch, che è un filosofo, pensate, del desiderio, è uno che si è specializzato nel desiderio, i primi anni del Novecento. Ha fatto dei bellissimi sul desiderio e sulla speranza. E una delle grandi frasi di questo qui, che è un marxista, è: ciò che è vero, ciò che c'è già non è vero. Capite cosa vuol dire? Guarda che quello è un altro piccolo mantra occidentale. Ciò che c'è già non è vero. Allora, uno ti vede a te camminare per strada e dice: quella lì è lei, no? Ma non è lei. Cioè, il suo modo di camminare, quello che lei ha fatto fino adesso, quello che lei sa di essere, gli atteggiamenti che ha, non sono lei, sono un piccolo aspetto di lei. Non puoi dire: adesso la conosco, l'ho vista passare e tutta la sua verità è visibile. Non è visibile per niente la sua verità. Ma che scherzi? Non è vero quello, quello è una percentuale. È come dire: la tua vera immagine di te è l'unghia del mignolo. Ma non è vero. Ciò che c'è già non è vero. Quello che è vero è anche qualcosa che non esiste ancora, che non si vede ancora bene. Ecco, Atman è quello che di te non si vede, che è tanto, ma tanto alto, largo, profondo, alto, largo, profondo. L'ho detto, è fuori dallo spazio, è fuori dal tempo, non è né largo, né alto, né profondo. È un'altra dimensione. L'Atman limitato è invece quello che di te si vede. Questo mantra cosa dice? L'Atman è il danzatore, quello che tu dovresti andare a vedere a teatro. L'Atman limitato è solo il palcoscenico. I sensi che tu hai, che non sono cinque, sono di più, sono gli spettatori. Immagina che uno va a teatro a guardare il palcoscenico. Uno sta lì e per tutta la rappresentazione vede che c'erano delle poltrone, sono delle sedie, sono dei letti e non capisce niente del testo. Ecco, quello è un brutto modo di guardare uno spettacolo. Invece questi dicono: quando sei nello spettacolo della vita, impara a vedere l'Atman in azione. L'Atman limitato, quello piccolo, quello distente, è solo il palcoscenico. I sensi, i tuoi sensi, inclusa la mente, l'intelletto, eccetera, devono imparare a vedere questa cosa, specialmente quando ti guardi tu. Questo è il gestore, questo è l'attore, questo è il personaggio. Quando cominci a accorgerti che questo è il gestore, questo è il personaggio, ti accorgi che tu sei due. Sei anche di più di due, però intanto sei di due livelli. Sei uno che è là, che ti vede, e che sei tu, e sei uno che è qui, che agisce, e che sei ancora tu, ma poco. Quello che è qui, se non conosce questo, si lascia gestire tanto dalle sue emozioni, dai suoi sentimenti. Quando è arrabbiato, è arrabbiato. Quando è innamorato, è innamorato. Quando è triste, è triste. Se conosce questo qui, cambia tutto. Se conosce questo, cambia tutto. Perché questo guarda i sentimenti e le emozioni di questo qua e le gestisce e dice: adesso arrabbiati pure, ma tu non sei tutto lì. Spaventati pure, tu non sei tutto lì. Abbi pure tutti quei terribili problemi per cui vai dallo psicanalista e per cui se la terapia va bene, tu alla fine ti ritrovi con quella che Freud chiamava una moderata infelicità, che è la fine della cura, no? Quando tu raggiungi una moderata infelicità vuol dire che stai bene. Lo dice lui, ha fatto lui, lo saprà. Dice, ecco,
tu lasciati pure gestire, vai magari dallo psicanalista, vai dal guru, vai dal maestro, ti spiega come gestirti, oppure vai da questo qua e impara a gestire tu questo. Un altro che lo sapeva è Dante. Da dove lo sapeva? Beh, a quel tempo non c'erano ancora i turchi, c'era Costantinopoli. Costantinopoli erano misti, un po' occidentali, un po' orientali, un po' anatolici, un po' greci, un po' romani, erano tutti lì, no? Era dove c'è questo Bisanzio, l'attuale Bisanzio, Istanbul, quella zona lì. Sono i turchi, prima non c'erano ancora i turchi a tempo di Dante, erano ancora nelle steppe della Siberia. E Costantinopoli era un bel posto perché faceva contrabbando, soprattutto di cultura. Costantinopoli confinava con la Persia delle fiabe e tutto il resto. La Persia confinava con l'India. Persia e India hanno sempre avuto ottimi rapporti e Costantinopoli aveva ottimi rapporti con la Persia. In Italia la rappresentanza della Persia era in un posto che si chiama Ravenna, dove stava Dante. Quindi Dante orecchiava bene questa roba. A un certo punto, avete presente alla fine del Purgatorio, l'abbiamo fatto a scuola, ma non ci ricordiamo perché c'era quell'ascolto letargico che c'è quando fanno Dante, no? Che ascolti un reatto, no? Perché lì tranquillo, sai come fanno Dante? Lui ci ha messo quanti anni? 20, 20 anni a mettere tutto in rima, prima cosa ti fanno fare, dillo con parole tue. Perché dire con parole tue? È così bello leggere. Invece no, riassumi, no? Che riassumi? Come fare? Parlami di Mozart. Sì, Mozart, cosa scrivi? Non è Mozart quello. Ecco, e Dante a un certo punto arriva, cioè Virgilio porta Dante per tutto il tempo, in giro per l'inferno, in giro per il purgatorio, e poi alla fine lo saluta perché arriva la Beatrice, no? Che è quella che ha noleggiato Virgilio perché lo portasse in giro. E vede al confine del purgatorio arriva la Beatrice che sta in paradiso al confine proprio, no? E appena Dante vede la Beatrice si punta come un cane del tartufo, no? Perché ha visto, dice, cazzo la Beatrice. E Virgilio continua a parlargli e Dante dice, sì. No? Tanto, infatti dice, non c'è neanche una dramma di sangue dentro di me che non frema perché ho visto la Beatrice, no? E di cui era innamorato prima che lei morisse, no? La Beatrice. E Virgilio dice cose bellissime in quel momento che Dante non sente. E tra l'altro gli dice questo. Io, te, sopra te, corono Emitrio. Io, te, sopra te, corono Emitrio. Cosa vuol dire? Guardate che è ben pensata. Eh? Virgilio dice questo. Guardate l'uso del pronome io. Io, a te, sopra a te, e già hai due te, capite? Hai due te, faccio diventare te re e te papa. Allora, c'è un te uno, cioè un te uno e un te due. Io, Virgilio, a te, sopra a te, sono due, questo qui è l'Atman, questo qui è l'Atman limitato, corono Emitrio, ti faccio diventare re e papa. Cioè, tu, il tuo te uno, diventa quello che nella vita normale è il re e il papa per gli altri, diventa il tuo re e il tuo papa. Quello che ti gestisce, capito? Quello dice cosa fare. Questo qui è uno slogan di libertà bellissimo. Io te sopra te. Questo cosa vuol dire? Che non hai più bisogno, non hai più bisogno né di papa né di re. Ovvero sia che quelli che tu chiami papa o re o guru o maestro o altro sono proiezioni. Proiezioni di cosa? Proiezioni del tuo te uno. Che tu hai, ma non ti sei accorto che ce l'hai. Come si fa a raggiungere? Questo è facile. Questo è facile. Sono una serie di gradini, una scaletta, sono dei gradini, poi ci arrivi come niente, gradino dopo gradino. Arrivi a conoscere questo. E questo qua non è che ti diventa estraneo. Non è che ti diventa estraneo.
però lo vedi come l'attore vede il suo personaggio sul palcoscenico nella vita quotidiana. Dice: adesso mettiamoci in scena, entro nel mio costume e vado. Cosa che i bambini sanno. Sapete che i bambini giocano al teatro da sempre. Facciamo che io ero, no? Facciamo che io ero. È bello l'uso del passato in quei casi, eh? Facciamo adesso che io adesso ero. Lo vedono già come se il presente fosse già un passato. Loro lo sanno cosa stanno facendo. Facciamo così come ci hanno spiegato che è nella vita. E così come evidentemente fanno i genitori, perché noi vediamo che i genitori a casa sono un tipo di persone e fuori sono un altro tipo di persone. Deve essere bellissimo al mattino essere adulti, pensa il bambino ingenuamente, che tu metti il costume e poi entri in scena. Tu esci e prendi la multa, bellissimo, no? Perché fai quello che ha preso la multa e c'è quell'altro che fa il vigile che ti dà la multa, no? Grandioso, non vedo l'ora di essere adulto. Intanto si preparano, facciamo che ero il droghiere, tu eri la cliente, facciamo che ero il dottore, tu eri la paziente. Tutte queste cose qui, no? Ecco, perché tanto si sa, nella vita è così. Poi se lo dimenticano, perché per gli adulti non c'è il facciamo che io ero. Lei non sa chi sono io, neanch'io, io sono quella roba lì. No? Io sono quella roba lì. E invece è questo il punto interessante. Trovare il gestore. Trovare il gestore. Vabbè, secondo un estremista come il Vangelo di Giovanni, quel gestore lì ed io sono una cosa sola. Io questo non oso dirlo. Lo dice il Vangelo di Giovanni. Io e il Padre siamo una cosa sola. Metti che veramente la gente, quel qualcosa che si chiama Dio, è praticamente una congregazione di tutti gli Atman di tutte quante le persone. O forse ognuno ha il suo Dio e ha il suo Atman. Il suo Atman è importante. Nello Shivaismo è interessante, Shiva è un Dio, no? Shiva è un Dio. Lo Shivaismo è una religione interessante in cui dice: se tu diventi Shivaita e segui Shiva, tu diventi Shiva. Dopo un po' che stai seguendo le scritture di Shiva, molto poetiche, che fai gli esercizi di Shiva, molto anche quelli tutti poetici, simbolici, cosa credi che succeda? Che non è che tu diventi, resti per tutta la vita il fedele di Shiva. No, a un certo punto tu diventi Shiva. Sei tu Shiva. Nel frattempo tu non sei Shiva. Nella vita normale tu non sei Shiva, ma dentro tu sei Shiva. Sai Baba, anche lui insisteva, su questo punto lo prendeva proprio di peso, e diceva: io sono Dio. E al turista occidentale che viene a trovare diceva: anche tu sei Dio. La differenza è che io lo so, tu non lo sai. Capite com'è? Sono tutti modi per intendere questa cosa. E sotto c'è l'idea antica, oggi sparita, che questa parola qui significa non quello che significa per noi, che è un tizio adulto, maschio, con la barba, che sta su, sulle nuvole con il tono degli angioletti. Dio per gli antichi è una X, è un'incognita, no? per questo avevano tanti dei, perché avevano tante incognite. Allora, per esempio, per intendere cos'è un Dio, un antico dice: il mio amico droghiere qua, adesso lo vedete bravo e tranquillo, quando siamo andati in guerra l'ultima volta contro Sparta dovevate vederlo. Una volta ha dato un morso a uno su un occhio e gliel'ha strappato mentre lo strangolava. Io non so cosa gli capita in guerra alle persone. Adesso è buono, caro, gentile, gli dispiace ammazzare le zanzare. In guerra era terrificante. E no, questo si nota spesso, che in guerra persone normalissime diventano terribili. Poi torna a casa, sono di nuovo tranquille. E questi notano, capita qualcosa in guerra che non conosciamo. Capita una X. Deve essere una X molto potente, la chiamiamo, invece di chiamarla X, che è brutto, la chiamiamo Dio. No? Questa cosa che capita in guerra, gli diamo un nome, la chiamiamo Ares,
oppure Marte, che è un nome della X. Invece quest'altro mio amico, il farmacista, adesso è normale, ma l'anno scorso si è innamorato e stava lì tutto il giorno al telefonino, cioè veniva il cliente e faceva aspettare al telefonino perché doveva mandare il messaggio, capisci? Era una roba, non si poteva più parlare, parlava sempre di questa qua, una roba, meno male che gli è passata questa cosa, perché proprio stava male. Chissà cosa gli è successo a quella persona lì. E sarà un'altra X, che si chiama la dea Afrodite, in questo caso, no? Afrodite o Venere, e l'aveva beccato Venere, la dea dell'amore omosessuale, eterosessuale. No? Questa qui, è, quando c'è lei, c'è la X. La chiamiamo. Ecco, forse intendendo Dio come X, forse, togliendo dalla testa il Dio, quello che non ride mai, quello che siede negli affreschi della Cappella Sistina, il settantenne palestrato che si vede, che si sporge, no? Ecco. Togliendo dalla testa quello lì, che è un'idea molto primitiva di Dio, intendendo come Dio uguale X, molto probabilmente quel te lì più un altro, se non è proprio la X, è il gradino prima. No? In ogni caso, per arrivare alla X si passa da quel gradino lì. Non per niente Dante, alla fine della Divina Commedia, arriva a contemplare Dio. Però quella sarebbe la linea ascensionale che va su, linea che va su. A noi invece interessa la linea che va giù. Cioè, una volta arrivati in una postazione interessante, vedere come sfruttarla praticamente nella vita quotidiana, gestendo le emozioni. E qui diventa molto interessante la cosa, almeno per me lo è stata, perché la neuropsicologia e la filosofia, specialmente antica, vanno d'accordissimo. Totalmente d'accordo. Adesso vi indico alcuni punti fondamentali di quello che sarà, che saranno le basi del discorso di domani. Allora, innanzitutto, ci sono questi due concetti. Mondo e realtà. Allora, per tanta gente il mondo e la realtà sono la stessa cosa. Forse anche qualcuno dei presenti ha questa impressione, che il mondo è reale, la realtà è quella, il mondo, no? Io sono nel mondo, sono nella realtà. Tu sei fuori dal mondo, sei irreale, no? Hai delle idee che sono fuori dal mondo, sono idee irreali. Si usa dire così, no? Ecco, non è vero. Sono due cose diverse, ma molto diverse. Allora, sono fatte di due materiali diversi. La realtà, come dice la parola stessa, è fatta di cose. Capito? La realtà è fatta di cose. Il mondo è fatto di fatti, per lo più, e anche di altre cose che vediamo. Che differenza c'è? Il mondo è fatto di fatti, la realtà è fatta di cose. Qui rallento, bisogna andare pianino, è un'idea nuova forse, che non vi è mai arrivata, ed è un'idea fondamentale. Le idee nuove sono tutte difficili quando le senti per la prima volta. Tutto è difficile prima di diventare facile, all'inizio. Però se ve la spiego piano ci arrivate bene. Allora, la realtà è fatta di cose. Questa qui è realtà. Capito? Questa è realtà. Il mondo è fatto di fatti. Fatti tipo io che chiamo questa cosa lavagna e percepisco questa cosa sotto forma di lavagna. E vedo qua una lavagna, perché ho imparato cosa vuol dire lavagna. E dicendo lavagna, io non penso neanche alla struttura di carta e di metallo. Non penso al fatto che questa qui è rettangolare, non mi viene neanche in mente che sia rettangolare. Non penso a questa curva, non ci penso. Penso solo all'uso che ne faccio. Per me, se parlo in questo modo, la lavagna è un fatto.
non è una cosa, capito? Anche perché le cose sono un po' più complicate dei fatti, è difficile vederle. Siccome noi dappertutto vediamo solo fatti, percepiamo solo fatti. Per esempio, noi ci guardiamo intorno e vediamo che ci sono dei maschi e delle femmine, perché abbiamo imparato le parole maschio e femmina, giusto? Se guardi nella realtà dei fatti, cioè nella realtà, vedi che di maschi, che siano proprio maschi, 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 non è che ce ne siano tanti. E soprattutto non è che questi qua, maschi, 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 non è che ce ne siano tanti, e non è che siano tutti maschi 24 ore al giorno, questi maschi qua. Perché variano? Le donne, a del pari, non sono del tutto donne, sempre. E non sono tutte donne sempre. Cioè sì, da un punto di vista puramente biologico si vede che ci sono alcune cose, però cavolo, tu non sei un essere biologico, sei un sacco di cose, sei anche un essere psicologico, sei un essere comportamentale, sei un essere culturale. Ecco, da questo punto di vista tu vedi che le cose non sono, le cose non sono poi così precise. Invece i fatti, no? Che tu vedi, il fatto che tu vedi è un fatto molto urca miseria. Il fatto è un fatto molto, c'è un ascoltatore inconsueto. Esprime disappunto nel caso che dico qualcosa. È cattolico? È cattolico il cane? Allora, no, tienilo forte. Perché. Ecco, questa cosa qui è interessante. Poi, fatti, puntini, puntini. Quelli che, quelli che chiamiamo fatti, puntini, puntini, in realtà consistono del seguente elenco. Fatti, assumptions, e beliefs. Capito? Infatti, questa parola italiana si può dire in italiano, queste in italiano non si possono dire. Perché sono due parole chiarissime in inglese che in italiano però non ci sono. L'italiano, sapete, è una lingua che per questi argomenti che trattiamo adesso non va tanto bene. Per esempio, si parlerà a un certo punto della percezione. In italiano è la differenza tra sensazione e sentimento. In italiano c'è la parola sentire. Sentire, purtroppo, vuol dire sia sentire, sensazione, sia sentire, sentimento, che sono due cose totalmente diverse. E vuole anche dire sentire, e anche sentire. Un po' troppo. Ecco, invece la parola sentire vuol dire tante cose, e queste parole qui non c'è l'equivalente italiano. O meglio, c'è l'equivalente di assumptions del linguaggio filosofico stretto, che è assunzioni. Però se uno sente dire assunzioni, pensa a una cosa completamente diversa. Pensa agli impiegati, ai vigili, all'ATAC. Beliefs. Uno dice credenze, però a me viene irresistibilmente in mente il mobile quando sono a dire credenze, no? Le credenze. In inglese non c'è problema, perché non è che la credenza immobile si chiama belief. Belief viene dal verbo believe, che vuol dire credi. I credi sarebbero, no? E l'italiano è debole, l'italiano moderno è molto debole, molto molto debole. Però i concetti dovrebbero essere facili da capire. Allora, i fatti sono i fatti. Non c'è niente di più facile da definire dei fatti. I fatti sono delle cose che qualcuno ha fatto. Proprio delle cose, dei modi, dei sistemi di percezione che qualcuno ha fatto. Le ha fatti, in pratica sono fatti. Assumptions sono quello che tanta gente dice che c'è. Si assume che, ecco, questo è il modo di dire. Assumption vuol dire tutti quanti dicono che,
Beliefs è quello che tu credi che sia vero, però non hai verificato. Questi qua non li hai verificati, questi non li hai verificati, questi qua li hai verificati. No? Per esempio, il gatto nero non porta bene. Diciamo, questa frase qui è tutta fatta di assumptions. Tutta. Perché portare bene è un assumption, non è un fatto. Cioè, qualcuno può venire in mente che si porta quel qualcosa. E bene, cosa vuol dire? Non sono sicuro di cosa voglio dire bene. È un assumption, è un modo di dire, no? Si sa, comunque, tu mi capisci cosa voglio dire se il gatto, che il gatto nero non porta bene. La risposta giusta è no, non ti capisco. Perché per poter capire devo far finta di capire e dirti. Un'altra assumption famosa è la parola altri. La parola altri. È un'assumption anche abbastanza potente, la parola altri. Molto, è molto forte. La parola altri indica, tutti quanti sapete cosa sono gli altri, no? Tutti lo sapete. Gli altri sono quelli che hanno deciso la tua vita. Ci sono altri lontani, la tua vita. Ci sono altri lontani e altri più vicini. Quelli che nel Vangelo si chiamano il prossimo. Nel Vangelo, nella Bibbia, si chiamano il prossimo. Sapete, no? Avete scritto che nel Vangelo c'è scritto ama il prossimo tuo come te stesso? Avete sentito che è scritto quello? E non è vero, questa è un'assumption. Per questa frase qui nel Vangelo non c'è. Non c'è questa frase qua. E se c'è, è una citazione. Non è detta dal protagonista. Prossimo, nel linguaggio delle scritture, vuol dire quello vicino a te. Il connazionale, no? In ebraico è ra'a, è quello vicino a te, il connazionale. E ama il prossimo tuo come te stesso, cioè ama il tuo connazionale come te stesso, è una regola che vale per tutti i popoli, la regola dell'Esodo. A un certo punto Mosè porta fuori gli ebrei dall'Egitto, sapete, no? Avete visto i film, porta fuori gli ebrei dall'Egitto. E gli ebrei non ne sanno niente delle cose, cioè sono sempre stati schiavi, e Mosè deve spiegargli, facendo dei disegni e dei corsi, che cos'è un popolo. E per spiegargli dice, guarda, un popolo è fatto da persone che amano il connazionale come se stessi. In ogni caso anche più, lo amano di più dello straniero. Cioè, cos'è il popolo svizzero? Il popolo svizzero, io parlo sempre di svizzeri, qui però qui a Roma non sapete, detto, voi non avete mai visto uno svizzero vivo, vero? Invece al nord si vedono, a Milano si vedono gli svizzeri, che sono come degli hobbit ed attuali. Gli svizzeri sono delle persone che amano il loro prossimo, cioè lo svizzero, come se stessi. In ogni caso amano lo svizzero più del tedesco, più del francese e non molto più dell'italiano. Capito? I russi uguale. E gli ebrei nel deserto dicono, ah, ecco cos'è un popolo. E nei Vangeli non c'è questa frase qua, no? Nei Vangeli c'è la frase che dice, avete sentito che è stato detto agli antichi, ama il prossimo tuo come te stesso, ma io vi dico di non fare questo, di amare il tuo nemico. Sì, non amare il connazionale come te stesso, ama lo straniero che non hai mai visto come te stesso. Perché? Te lo spiego subito perché. Cosa succede quando tu ami uno come te stesso? Che gli fai decidere la tua vita, ovviamente. Se tu sei proprio innamorato tanto di qualcuno, dici domani andiamo al mare. E l'altro dice no, a me non mi piace il mare in aprile. Domani restiamo a Roma a sentire quel seminario lì. Dici va bene. Domani, cioè l'anno prossimo cambiamo casa. Dici, no, sta bene qui. Se tu ami tanto una persona, lasci quella persona e decide la tua vita, vero o no? Ecco, tutti noi abbiamo amato appassionatamente come noi stessi i nostri connazionali. Capite? Perché la vostra vita è stata decisa dai vostri connazionali, tutta quanta.
quando andare a scuola, quando andare all'asilo, da che ora andare a scuola, quando fare la comunione e quali squadre di calcio seguire, che lingua parlare, che libri leggere, che notiziari sentire, a chi pagare le tasse, tra quali lavori scegliere, come comportarsi, di cosa ridere e di cosa piangere. Non l'hai deciso tu. L'ha deciso il prossimo tuo, che tu ami follemente, e tu hai lasciato che lui decidesse la tua vita, come si fa tra veri amanti. Capito? È molto seccante questo. Se ci pensi, dici, ma quello stronzo di prossimo? Ma porca. Ma a me mi avevano detto diverso. Certo che te l'hanno detto diverso. Ci sono delle assumptions che sono potentissime. Per esempio, se vai a vedere nel Vangelo, i fatti dei Vangeli ti dicono, guarda, non ha mai detto quello lì. Anzi, cioè al contrario, dice di non amare il connazionale. Oh, ma scherzi, ama il fenicio, ama il siriano, ama il romano, ama il greco. Cioè, fatti decidere la tua vita non dall'ebreo che c'è qui intorno, ma contemporaneamente dal greco, dal siriano, dall'arabo e dal fenicio. Vedrai poi come cambia la tua vita. Capite? Quindi, ecco cos'è un assumption. Cioè, il fatto è che lui diceva di non amare il prossimo. E l'assumption è che lui diceva di amare il prossimo. E a me mi hanno detto che il prossimo vuol dire gli altri in generale. Lì è... avevano detto così, no? Il prossimo sono gli altri in generale. Lì è un'altra assumption potentissima. Voi sapete tutti che esistono gli altri e che tu hai amato in gran parte gli altri come te stessa, no? Tutti quanti lo sapete. Perché tante cose che tu hai fatto, detto tra noi, anche il modo in cui ti vesti, non l'hai deciso proprio tu. L'hanno deciso gli altri. No? Io non capisco perché andare in giro con i pantaloni, detto tra noi. Specialmente, ma anche d'inverno. A Roma. No? Quando mai si è visto un romano antico con i pantaloni? Che hanno la cintura che blocca il secondo chakra. Avevano questi comodissimi lenzuoloni, veramente comodi, che non stringevano niente e che non avevano nessuna cintura di nessun tipo. Camminavano liberi, ma camminavano anche bene. Pensa vuol dire tutta la vita camminare liberi da qualsiasi cintura o peso. C'erano anche le tasche dentro, perché potevi mettere il portafoglio se serviva. No? E come no? E invece bisogna tutti vestirsi in questo modo. Perché? Perché gli altri dicono, se no, che sei scemo. Ti vesti antico romano, ma sei pazzo, no? Non lo farò mai. Se io venissi a fare qua il corso di studio antico romano, perché? Ognuno di voi singolarmente penserebbe, però deve essere comodo quel vestito lì. Però gli altri dicono, non è, è brutto quello, perché è da pazzo, no? Chi l'ha detto? E gli altri. Problema, esistono gli altri? Sì. Esistono. Ci sono gli altri? No. Prova ne sia, tu esci di qui, possiamo fare una prova benissimo quando volete, fermi qualsiasi persona per strada e dici, tu sei un altro? E questo qua dirà, no. Allora dice, forse quello là è un altro. Allora, fermi, lei è un altro? No. E non ne trovi uno in tutta Roma di altri, ma neanche uno. Però Roma è piena di altri. No? Chi siano gli altri non si sa, un altro al singolare non c'è, gli altri al plurale sono dappertutto, è un bel mistero, eh? Però la tua assumption dice che gli altri ci sono e decidono il tuo destino perché li ami la follia, no? I fatti ti dicono che gli altri non ci sono, non ci sono questi altri qua, va bene? E non ci sono per un motivo preciso, perché gli altri sono un plurale prodotto da un'addizione. 1 più 1 più 1 più 1. Tu non puoi sommare tra loro oggetti eterogenei. A scuola si impara subito, no? Non puoi sommare una mela e una pera. Puoi sommarli solo se li fai diventare due frutti, cioè se gli togli quello che hanno di reale. Non puoi sommare tra loro una mela, una pera e una stilografica. Se non dicendo che sono tre cose, cioè li puoi sommare, fa tre,
però non sono più né una mela, né una pera, né una stilografica. Allo stesso modo, quando ottieni la somma, l'addizione, gli altri, è perché agli addendi 1, 1, 1, 1 di questa addizione hai tolto tutto quello che sono. Questi addendi sono dei nessuno o dei quasi nessuno. Sono, diciamo, degli esseri umani. Ecco, sono gli esseri umani. Però una cosa che non è nessuno o quasi nessuno, perché gli permetti di decidere la tua vita? E perché pensi che un quasi nessuno moltiplicato per 7 miliardi ci sia? Se un quasi nessuno non c'è, è un quasi non esserci. Però gli altri decidono tutto. Questo è il potere delle assumptions. Nei fatti non ci sono gli altri. Nelle assumptions ci sono gli altri e sono potenti. Poi ci sono i beliefs. I beliefs sono le cose che credi solo tu. Per esempio, tu hai subito delle sconfitte in passato, e pensi che questo passato viva ancora dentro di te e determini la tua vita. Gli altri non credono questo, non lo pensano, non gli interessa neanche, sono fatti tuoi. Ma tu hai questo belief. Siccome tu sei stato sconfitto una o due volte, pensi che sei un perdente. No? Questo belief è potentissimo, perché decide la tua esistenza, ti fa selezionare tutta una serie di fatti che ti dimostrano che hai ragione. Ma nella realtà non è vero, perché le tue sconfitte sono nel tuo passato e tu sei nel presente, dove tutto è ancora in gioco. Capite? Questo è un belief, questo è un assumption, questi sono i fatti. È chiara questa tripartizione? Queste tre cose costituiscono il mondo. Queste tre cose costituiscono il mondo. La realtà è un'altra cosa. La realtà è così difficile da percepire che probabilmente non ci si arriverà mai a percepirla. Voi sapete che secondo diversi neurologi noi non usiamo tutte le facoltà del cervello. Ne usiamo una parte molto limitata. Pare il 10% o il 7%. E secondo l'astrofisica noi non percepiamo tutta la realtà. Noi percepiamo solo il 7% della materia realmente esistente. È una proporzione interessante. Usiamo solo un 7% delle sinapsi durante la veglia e percepiamo solo il 7% della realtà durante la veglia. Quindi, se noi applichiamo quello che diceva Bloch, quello che c'è già non è vero, quello che tu percepisci della realtà è inconsistente, è troppo poco. Percepisci solo il 7%. E magari percepissi il 7%. In realtà, è il caso di dirlo, tutte le volte che tu percepisci qualcosa, non stai mica percependo qualcosa. Anzi, diciamo pure, è possibile che voi qua dentro non stiate percependo quasi niente. Non il 7% di quello che c'è, una percentuale minima. Allora, quando una persona percepisce, non è immediato, non è che io tocco questo e lo percepisco. Il fatto che noi il tempo lo sentiamo grosso modo non vuol dire che il tempo sia grosso modo. Allora, qualsiasi percezione che noi abbiamo è fatta dei seguenti punti. Punto primo, quello che si chiama impressione sensoriale. Cos'è l'impressione sensoriale? È questa. Io mi metto qui, per esempio, la vista, no? Faccio così e giro lo sguardo e ho percepito circa 1 milione di cose. In questi 10 secondi, meno questi 8 secondi, ho percepito
circa 1 milione di cose. In realtà però non hanno... provate a farlo. Fate un giro da là, così. Ecco, si è percepito 1 milione di cose. Però non è avvenuta la percezione normalmente, perché c'è stato un secondo momento, che non c'è il termine italiano per dirlo, che si chiama realize in inglese. Realize vuol dire mi sono accorto. Allora, io giro così e mi sono accorto di qualcosa. Visto? Però attenzione, guardar bene con la lente, si vede che non è che tu hai soltanto realized, hai fatto un'altra cosa, che non c'è il verbo italiano, che è in inglese register. Register è un verbo inglese che dalla fine dell'Ottocento indica una cosa che a noi risulta un po' eccessiva, che però è vera, che è accorgersi di essersi accorti. Cioè, io mi accorgo che dice qualcosa, mi sono accorto, però non mi sono accorto di essermi accorto. Per accorgermi di essermi accorto dico, io ho visto che lui c'ha una cosa sul petto, però aspetta, è vero, c'è la cosa sul petto. Fatto così. Cioè, percepisco... realize, register, questo è così, no? Tutto quanto sono micro movimenti dell'occhio, eh? E l'occhio è semplice, figurati l'olfatto, figurati l'udito, cosa non sente. Ma non basta il register, perché tu puoi registrare un sacco di cose, ma non te le ricordi. C'è anche un ricordare. Allora, tu fai così e percepisci circa 1 milione di cose diverse. 1 milione. Tu ne realize di questi qua, ne realizerai 3.000. Di queste 3.000, tu ne register, se va bene, 500. Ma ne remember solamente 80. Questo in una singola occhiata. Dopodiché c'è un'altra cosa che sarebbe la verifica. La verifica è, allora, ma io l'ho visto davvero quel cuore lì? Cioè, quello che ho visto era quello, era questo, quello che ho visto è quello che ho visto? Solo che la verifica è il momento più debole di tutti, perché sei un po' di fretta, cioè non puoi stare lì tutto il tempo. Allora, dai un'occhiata, sì, vabbè, ho visto più o meno, sì, ho visto, no? Tutte queste cose avvengono nello spazio di pochissime frazioni di secondo. Quindi, se il mondo delle cose è questo, se la realtà è questo, tu che cosa vedi della realtà? Se tu percepisci il 7% della realtà, in realtà che cosa percepisci? Il mondo della realtà è molto difficile da percepire, no? Noi percepiamo il mondo dei fatti. C'è anche un'altra cosa che fa diminuire ancora questa roba qua, che sono l'influsso che avviene qui, qui e qui, l'influsso delle parole. In realtà tu realize tanto, register un po' meno, ricordi soltanto quello che nel tuo vocabolario è indicato da una parola. Quindi tu percepisci neanche 80, tu percepirai 20. Di 1 milione rimane 20. Ho capito. Allora, cioè, adesso sto per capire quello che stai per dirmi. Bravo. Il mondo è una piccola parte della realtà. Questa piccola parte della realtà per lo più non si accorge della realtà, anche perché è fatto in gran parte di beliefs e di assumptions.
Non avete idea di quante persone che voi conoscete che percepiscono, che conoscono solo beliefs e assumptions. E di fatti ne sanno pochissimi. Pochissimi. Veramente pochi, eh? In questo mondo qui, questo qui, non è molto diverso da un palcoscenico. Se tu impari a capire come è fatto il mondo, come il mondo dei fatti, impari a capire come è fatto un palcoscenico e cominci a gestirlo. O meglio, a gestirti te nel tuo modo di usare il palcoscenico nel mondo. Questa qui si chiama la gestione delle emozioni e dei sentimenti. Perché non pensieri o altro? Ma quelli dopo. Il pensiero è più facile da gestire perché lo controlli, no? È tutto fatto di parole, il pensiero. La morale è facile da gestire, è tutta fatta di parole. L'intuizione è fatta di parole. Invece sentimenti ed emozioni non sono fatte di parole. Ci sono delle cose che tu senti che non puoi dire, non riesci a dirle. Per esempio, se vedi qualcosa di molto bello, tra l'altro vi accorgerete che è anche abbastanza difficile vedere qualcosa di brutto nella realtà. Però se vedete quel celestino là dietro, ecco, quel celestino lì che c'è nelle vetrate smerigliate, che nessuno nota, nessuno noterebbe mai, però è di una bellezza che sembra un'acqua marina. E ti dà l'impressione, vedere quel celestino, che sia una specie di gioiello. Cioè, è alla stessa struttura cromatica di un'acqua marina. Se guardate. E cioè, devo spendere un sacco di soldi per un'acqua marina quando c'è quella cosa così bella. E quella sensazione che ti dà di leggero smarrimento, è un sentimento che tu senti, e non riesci a spiegarla. Perché è troppo... Pure ci riesci per via simbolica, insomma, ma fai fatica a dirlo con le parole. Perché avviene prima delle parole, è più rapido, più forte. L'emozione non ne parliamo. L'emozione non ne parliamo. E sia le emozioni sia i sentimenti sono la base fondamentale della tua attività psichica nel mondo e nella realtà. Riuscire a gestirle è come dire, dall'inizio fa la stessa impressione di quando si fa il pugilato ombra. Sapete cos'è il pugilato ombra? Una persona fa così e deve cercare di schivare il colpo che gli arriva nell'ombra. Cioè, gli arriva oppure lo specchio, no? Come fai? Devi essere più veloce di te, no? Devi riuscire a fare praticamente quello che Einstein chiama EMC2. Devi usare un po' di immaginazione, cioè essere più veloce della luce. C è la facoltà, indica la velocità della luce, dice l'energia è la massa moltiplicata per la velocità della luce alla seconda. Cioè l'energia è qualcosa, è una massa moltiplicato per un valore che è il quadrato della velocità della luce. Quindi quel quadrato lì ti permette di essere più veloce della luce, praticamente. Ecco, è un gioco così. L'idea di gestire le emozioni ti fa un po' impressione, mi dici, ma come gestisco? Sono loro che mi gestiscono a me comunque, le emozioni, i sentimenti. No, 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 poi. Ma allora divento affettato, divento finto, divento ipocrita. No, è questo il bello. Perché da noi c'è questa idea, in Italia, che l'arte dell'attore sia il recitare. No? Voi sapete cosa vuol dire recitare? La parola recitare. Recitare vuol dire fare tante volte l'appello. Citare è fare l'appello. L'insegnante arriva e cita in latino. Recitare è ripetere. Praticamente ripetere una cantilena. Recitare è ripetere una cantilena. Difficilmente una lingua può essere così crudele con l'arte dell'attore. Come voi sapete, l'arte dell'attore si dice in un altro modo, in altre lingue. Si dice, per esempio, play. In inglese, play. In francese,
jouer, in tedesco spielen, in russo igrat. Pensa un po', quelli messi peggio siamo noi. Perché questi qui vogliono tutti dire la stessa cosa. Play vuol dire giocare, suonare e recitare, ma non è ripetere tante volte, capite? Jouer è lo stesso, jouer vuol dire suonare, no? Vuol dire jouer, e jouer vuol dire recitare, giocare un ruolo, come si dice, no? Jouer un rôle. Spielen, lo stesso, spielen vuol dire suonare, giocare, recitare. E in russo, igrat, lo stessa cosa. Vuol dire suonare, agitare e giocare. Pensa a te. È bello questo verbo qui. È bello questo verbo. Praticamente ti fa capire che tu potrebbe essere vicino all'idea del nostro verbo interpretare. No? Interpretare. È un verbo che esclude l'idea di menzogna. Invece per noi l'attore fa finta, siccome recita bla 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 bla, poi deve dare un tono a quello che recita, no? Allora fa finta di essere, ma l'attore non fa finta, non esiste nessun attore che fa finta. Tanto gli attori sono anche abbastanza sinceri, non fanno finta neanche nella vita. Non è un far finta a recitare, nessuno che va a teatro pensa che l'attore stia facendo finta, l'attore sta esprimendo. Cioè sta in realtà dicendo qualcosa di molto vero, di un po' più vero della realtà addirittura. Come diceva Edoardo De Filippo, no? C'è quella battuta di Edoardo De Filippo, bella, importante. Noi attori viviamo davvero sul palcoscenico quello che la gente nel mondo recita male. Capite? Quindi, se tu gestisci le emozioni, tu impari a playarle bene, le play bene, le igri bene, le spielst bene e le jouer bene. Ma non è che le fingi, le fai migliori, le fai migliori. Come fai? Tiri fuori l'attore che può diventare scenografo, tecnico delle luci, regista, che è quell'atman lì. Che è quello che poi impari anche a vedere negli altri. A un certo punto, quando tu impari a gestire le emozioni così, poi guardi un altro e dici, io vedo quello che si vede, questo qua. Ma come dice Pinocchio, vi conosco mascherine, tu non sai quello che sembri, tu sei di più. E io vedo il tuo di più. Non ci credo, non credo che tu sia soltanto questo, sei molto di più. Questa sarebbe la gestione. Quanto alla questione sentimenti ed emozioni, qui vi dicevo che si mette insieme con la neurologia. Voi sapete che adesso c'è questa scienza che si chiama neuropsicologia. Io non sono d'accordissimo con questa scienza, perché la scienza si basa sull'idea, che ci sia una cosa che si chiama, che è scritto così. Tutto attaccato, mente e cervello. Mente, cioè loro sono quello che in filosofia si chiamano monisti. Sapete chi sono i monisti? I monisti dicono, guarda, non è vero che il cervello è il supporto e che c'è una mente che lo guida, eh? No, il cervello è la mente. Cioè, se tu tocchi un puntino del cervello, tu vedi delle cose. E loro dimostrano che questo è vero, costruendo macchine sempre più elaborate. Ne ho vista una descritta, che è una roba sensazionale. Cioè, ti mettono degli elettrodi qui, così, e azionano una macchina che è un computer. La macchina non ha un meccanismo di ripresa, è un computer con i pixel, no? Collegati col tuo cervello. Dopodiché ti fanno vedere Piazza San Marco. Sul computer compare l'immagine di quello che tu vedi di Piazza San Marco. Meraviglioso, eh? E l'idea è, vedi che la mente è il cervello?
Se adesso io gli do una botta in testa a questo qui, lui non vede più Piazza San Marco, vede delle forme strane, no? Gli occhi funzionano, però se mi ha preso una botta in testa non vede, vede tutto storto. E così anche i pensieri sono percorsi neuronali. L'idea è questa: non esiste la mente, figurarsi se c'è l'anima, neanche parlarne, non esiste questa roba qua, c'è solo il cervello. E studiano questa cosa. La base di questa scienza è un po' brutale in questo senso, no? Però i risultati che ottengono sono eccezionali. Cosa dicono? Dicono che il cervello è fatto così. Quindi questo è un cervello. Qui ci sono i due lobi, i famosi cervello sinistro e cervello destro, no? Che sono qui, sono la parte superiore, sono la calotta, che da noi è abbastanza grandina, da noi è abbastanza grandina questa, è tutta grande così. La pecora è un po' come noi, questo ha fatto molta impressione quando l'ho scoperto, cioè la pecora ha più o meno un cervello grande come quello dell'uomo. Sembra stupida, ma non è stupida. Il gatto ha un bel cervellone, il cane è un po' più piccolino. Il topo ha questa parte, cioè è piccolissima. Cioè il topo ha solo queste due parti qua praticamente. Non è intelligente il topo. Il topo è come un muscolo. Non si muove così. È puramente istintivo. Questo fa paura a tanti, perché è un esempio di vita istintiva. No? Istintiva non è il termine giusto. È una specie di vita senza l'elaborazione cognitiva, si chiama, che c'è qua. Qui ci sono i pensieri, secondo i neuropsicologi. Pensieri, ragionamenti, impressioni, no? Qui c'è la parte più... il linguaggio è tutto qui, sicuramente. Come fanno a saperlo? Non è che sono una teoria. Come fanno a saperlo? Sono i laboratori più spaventosi del mondo. Cioè, girano con in tasca una piccola ghigliottina, fanno prove su questi disgraziati topi, scimpanzé, tutte bestie di laboratorio, uccidendone centinaia alla settimana, e congelando, sezionando e facendo esperimenti per vedere il percorso neuronale. Quando pensa, bisogna ricostruire che giro fa il pensiero, no? E si vede dal tipo di ormoni che ci sono e dai movimenti che ci sono all'interno. I movimenti si vedono nell'uomo, nelle altre bestie non si riescono a monitorare, se no gli farebbero l'attacca ai topi. Però non sta fermo il topo, allora gli tagliano la testa e poi sezionano queste cose. Allora dicono, guarda, tutto quello si chiama pensiero, si sente che, si vede che è qui, risulta che è qua, dal consumo di zuccheri, eccetera, eccetera. Poi c'è la parte intermedia, che è questa, qui è un cervello, e poi c'è la parte cervello primario, che è il più studiato. Siccome nei mammiferi questo qui è uguale dappertutto, dappertutto uguale. Che sia topo, che sia gatto, che sia cane, che sia lupo, lince, praticamente qui siamo tutti uguali. Le emozioni sono qua. Le emozioni sono qui. E le emozioni forti, una volta si diceva, ma tanto le emozioni sono poco importanti. In realtà si sta scoprendo che l'effetto che hanno all'interno del cervello è questo qua. Cioè le emozioni determinano tantissimo il cervello. Proprio tanto. Tante cose che tu fai sono determinate dalle tue emozioni. Per esempio, oggi c'era una signora, non so se è qui, che, no, mi sembra di no però, che diceva, io vorrei avere successo nella vita, no? Alle consultazioni. Il problema è un po' grosso, successo nella vita, perché lei non ha scopi, no? Sono 15 anni che lei sta facendo una lenta carriera nel marketing, nell'organizzazione degli eventi, dice perché è così lenta la mia carriera, vorrei che fosse più rapida. E la risposta rapidamente, dopo aver parlato un pochino, dice guardi, la sua carriera è lenta e sarà sempre lenta, perché lei non ha scopi. Cioè lei adesso non è che dice io voglio avere successo, non lo dice. Lei sta dicendo io devo avere successo perché a 42 anni bisogna, se no poi dopo è troppo tardi. Però se a me arrivassero in tasca 600.000 euro adesso, io li lascerei in banca, per non sapere cosa farmene.
perché non li posso spendere. Quindi mi arriverebbe 100.000 euro, no? Li metterei in banca, ma a me cosa mi cambia? Niente mi cambia, perché nella vita quotidiana non mi cambia niente. In realtà io voglio delle altre cose, devo volere il successo, ma la mia emozione, il devo è qui, devo è qua, però col devo sai che non combino niente. Questo qui è molto elaborato, ma è debole. Invece la mia emozione mi dice che io non devo, è un verbo da questa parte qui, che è per me l'idea di successo esterno alla professione, non mi dice niente, perché io prima voglio risolvere un problema con mia madre. Per cui il successo è là, e io lo guardo là, no? Però mentre devo decidere cosa farmi del successo, io continuo a voltarmi verso mia madre che devo ancora dire una cosa, no? Che non mi dà mai retta. Capito? La mia emozione punta lì, il mio dovere punta lì, il dovere non è un'emozione, è a malapena un piccolo sentimento, quando va bene, quando va bene. L'emozione decide la tua vita. Le emozioni non sono tante, da come sono studiati, come si fanno a studiarle? E niente, seguono tutto il giro che fanno, no? Un tipo di giro di emozione sarebbe questo, non so. Faccio un esempio, non conosco bene l'analogia, però fa così. Ecco, questo è un giro monitorato dell'emozione. Oppure un'altra emozione fa questo giro qui. Così. Sono tutti percorsi che si è dopamina, adrenalina, impulso elettrico all'interno del giro. E non sono tanti, sono 7. Sono 7, quelle fondamentali, e sono la ricerca, ricerca, ricerca. Un sistema, si chiama sistema della ricerca, sistema emozionale della ricerca. D'altra parte, sentite la parola emozione, c'è dentro la parola muoversi. Senti come è simile, esistere, emozione, è quello che ti dà la spinta, ti muove, no? Sistema della ricerca, adesso vi spiego, sistema della collera, sistema del gioco, sistema della paura, sistema della cura, del prendersi cura di qualcuno, sistema del desiderio sessuale e sistema di quello che questi neuropsicologi chiamano sé, che non è il sé normale, cioè non è il sé di Jung. Sé è l'inglese self, cioè il riconoscere dove sei tu, no? Niente di trascendentale, cosa è mio, cosa non è mio. È un sistema questo, di emozioni. Cioè, tu adesso senti, no? Tu ti guardi intorno e vedi vicino che c'è il gomito di qualcuno, no? C'è il gomito di qualcuno. È mio. Poi c'è anche un altro gomito vicino. Il gomito lì non è mio. No, non è mio, perché non posso muovere. Io dico delle cose e parla anche l'altro, io sento dove sono io e dove l'altro. Se sono molto distratto mi sbaglio. Dentro di me ci sono delle cose che ho detto io, che ho pensato io, e altre che non ho pensato io. Ecco, quello lì sarebbe il sistema del self, sarebbe riconoscere dove sei tu, dove non sei tu. Gli animali, i mammiferi ce l'hanno, eh? I mammiferi ce l'hanno. Tanto è un passo avanti, questa scienza ha fatto fondamentale, perché dire che questa roba, su questo noi parliamo con le bestie tranquillamente, noi siamo pari, percorso uguale, interessantissimo. Peccato per le bestie, perché così le fanno a pezzi a tutto spiano. Quello che sarebbe interessantissimo da studiare, che fa veramente impressione, guardate su internet, è il delfino. Il delfino fa paura, perché ha un cervello identico a quello umano, proprio uguale la forma, ma in più ha due ali. Cioè è quello umano più gli alettoni. È enorme, cioè il delfino.
Praticamente noi pensa a tutti i muovi in questo cervello, poi tanto il cervello superiore ha elaborato lui, cioè la parte più alta nel fine è fatto così. Praticamente tu pensa, ti muovi in orizzontale, questo è l'alto, ma tu sei ancorato qui, no? Questo è il basso e la tua camminata è solo in questo modo, oppure arrampicando, però sempre attaccato al terreno. Pensa a un delfino che può in un attimo fare così, pensa ai coordinate spaziali A, è chiaro che c'è quello più largo. Quindi parlare con un delfino deve essere un'emozione, riuscire a parlare con un delfino, ma probabilmente non ti parla neanche, perché ti guarda come noi guardiamo, non so, lo scoiattolo. Eh sì, ti guarda come uno scoiattolo, dice, guarda che buffo, che stupido. E l'uomo si avvicina e dice, ah, com'è, gli manca solo la parola. Ecco, sono interessanti i sistemi, eh? Questi li vediamo poi meglio domenica. Allora, la ricerca è particolarmente interessante come sistema. La ricerca è questo. Dunque, se io prendo un topo, ormai sono ferrato, e qui non c'è nessuno, non c'è neanche Marina. Se no il topo vivrebbe pochi secondi. Comunque, io in questa stanza vuota metto un topo. Il topo, sincerato che non c'è nessuno, con il suo cervellino insignificante, comincia a cercare. Si muove annusando. Si muove anche un gatto. Appena arriva il gatto cerca. Cerca di qua, cerca di là. Cerca e non sa ancora cosa cerca. Tra l'altro poi leggi sul Vangelo, chi cerca trova, dice, lo speriamo già. Lo speriamo già, perché il sistema della ricerca si attiva indipendentemente dal desiderio. Cioè, uno si mette in moto a cercare, non sa ancora cosa cerca il topo. Come il turista. Va in giro, non sa, sì, più o meno vagamente sa che questo è il centro, però si guarda intorno, il turista intelligente, non sa ancora cosa cerca. Lo scopre via via cosa cerca. Non quello che ha la guida, vabbè, va, poi va. Ma quello intelligente che si muove, va, comincia a cercare, e poi trova. Chi cerca, trova. Il topo lo sa e comincia a cercare. Dopo un po' che cerca, comincia a trovare. Che cosa cercare? Allora cerca e va. E comincia a frequentare la via che lo porterà verso qualcosa che gli interessa moltissimo. Ecco, interessante, nel sistema della ricerca, naturalmente i topi vengono presi, messi lì, 2 minuti, poi presi, decapitati, congelati. Presi, dopo 3 minuti, presi, decapitati, congelati. Sono delle cose terribili, per esempio, fai i solletti col topo ride, tac, ti attira la testa congelata. Vedere che effetto fa.